Grazie, bentornati in questo nuovo video. Lo so che questa è la 150.000esima postazione differente che vedete nei miei video, solo che cerco di adattarmi alle luci finché non riesco ad averne alcune decenti. Spero che non vi dia fastidio il fatto che questo video sarà meno illuminato da una luce divina. Comunque, questo è il video sui 10 fatti che non sapete su di me in collaborazione con la mia amica Priscilla, ovvero Hayley Stones qui su YouTube. Io vi invito davvero, ragazzi, andate a vedere il suo canale, lei tratta di un po' di argomenti differenti, fa molti video tag, degli haul, ogni tanto anche qualche outfit, ed è davvero una persona piacevole, stracarina, stradolce, stratutto. Io l'adoro, ma ve l'avevo già detto in alcuni video, perciò se non l'avete ancora scoperta vi invito a farlo, perché secondo me ne vale davvero davvero la pena. Ciao tesoro mio, sei davvero una figa assurda. E niente, prima di iniziare il video io vi volevo chiedere un grandissimo favore. Allora, se mi seguite su Instagram avrete saputo appunto del fatto che c'è una ragazza che ha deciso molto carinamente di rubarmi tutte le fotografie da Instagram e da Facebook, molto probabilmente, ed utilizzarle con un altro nome, nel senso che lei fa finta di essere me con il nome Martina qualcosa. Comunque ve lo scrivo sotto perché mi piacerebbe tantissimo che voi la segnalaste. Per fare la segnalazione a Facebook bisogna andare sul suo profilo, in alto a destra, cliccare i tre puntini che ci sono dopo invia un messaggio, mi sembra, e cliccate su questi tre puntini e c'è scritto segnale e voi segnalate. Vi chiedo davvero di farlo perché io ho già fatto la segnalazione sia di persona che via online alla polizia postale, alla polizia normale, ai carabinieri, e spero che molto presto riusciranno a risalire all'indirizzo IP di questa persona, in modo da farle una bella multa salata e per farle capire che non si scherza con queste cose, perché avendo lei aggiunto una fracca, veramente una fracca, di persone molto più grandi di me che credono di star parlando con me, e mi sono accorta che ci sono dei commenti poco carini, nel senso, queste persone molto molto veramente molto più grandi di me che mi inviano bacetti, mi dicono quanto sei bella, e la cosa mi fa un po' ribrezzo. Perciò magari se mi aiutaste, io davvero, molti di voi già hanno fatto la segnalazione e davvero io spero di potervi ringraziare o di persona, magari facendo un incontro o con un giveaway, perché meritate tutto il bene di questo mondo, siete delle persone fantastiche. Io penso di non aver mai ricevuto così tanto affetto come in questi giorni, mi siete state accanto. Io avevo pensato di prendere una pausa, ma allo stesso tempo ho detto: Deborah cara, non ti sei tatuata Stay Strong sul polso per niente. Ho preso di nuovo in mano la mia vita e diciamo, ho cancellato questo episodio spiacevole, anche perché questa persona sicuramente pagherà le conseguenze per quello che ha fatto. Dopo questa parentesi su cui non voglio più soffermarmi perché gli ho dato anche abbastanza importanza, iniziamo con i 10 fatti random su di me. Oggi sono particolarmente gasata. Comunque, fatto numero 1, questo appunto che vi ho detto era il fatto numero 1. Fatto numero 2, io sin da piccola ho sempre e solo avuto pesci. Non ho mai avuto altri animali domestici che non fossero pesci, perché mio padre ha una grande passione per gli acquari. Non per fare la figa, però abbiamo sempre avuto degli acquari stupendi, perché mio padre ci mette tanta passione e tanto amore per stargli dietro. E solamente che io sin da piccola avrei voluto avere un cagnolino, un gattino, un criceto, un coniglio da abbracciare, invece i pesci non si possono abbracciare. Fatto numero 3. Fatto numero 3 è che io sono stata bocciata il primo anno di liceo. Diciamo che sono stata bocciata non è un'affermazione tanto corretta, in quanto ero stata rimandata con 3 debiti, ma ho deciso di mia spontanea volontà di non presentarmi. Ho deciso di farlo perché ho avuto dei problemi durante quell'anno e ho ritenuto necessario ripeterlo da capo per non avere delle lacune poi negli anni successivi, che poi mi avrebbero portato sicuramente ad altri debiti e ad altre bocciature. Invece, facendo questa scelta, io ho conosciuto delle persone fantastiche e tornassi indietro lo rifarei 100.000 volte, e adesso vado anche discretamente bene a scuola. Fatto numero 4. Io e la mia migliore amica ci siamo conosciute in maniera puramente casuale, e questa è stata la casualità più bella di tutta la mia vita, devo dire.
perché lei non era stata assegnata alla mia sezione il primo anno di liceo, tra l'altro siamo compagne di banco da 5 anni ormai, e vi dicevo, non era stata assegnata alla mia sezione, solamente che a causa di alcuni problemi che non l'avevano scritta sul registro della sua classe, l'hanno inficcata nella prima classe con un banco libero, che tra l'altro in quel momento era il mio, e perciò me la sono ritrovata di fianco. Noi siamo due persone totalmente diverse, ma ci siamo prese praticamente subito e siamo diventate inseparabili. Fatto numero 5. Il fatto numero 5, o il numero 6, facciamo quel numero 5, è che il mio ragazzo è ben 2 anni più piccolo di me. Infatti lui è del 97 e io del 95. Non pensavo di poter stare con un ragazzo più piccolo di me, ma mi sono dovuta ricredere, e tra l'altro sia fisicamente che caratterialmente voi non direste mai che è più piccolo di me, assolutamente mai. Fatto numero 6. Io sono agofobica, voi mi direte, sei agofobica, ti sei andata a fare un tatuaggio? Ebbene sì, è stato davvero davvero traumatico, ma vi racconterò di questa esperienza in un video a parte, anche perché alcuni di voi me l'hanno chiesto, e tra l'altro vi volevo parlare un po' del dolore, tatuaggi, piercing, cosa ne penso, cosa non ne penso, perciò stay tuned che il video arriva, fatemi sapere anche se vi interessa. E niente, sono agofobica, infatti io non posso vedere nemmeno dalla televisione un ago infilzato perché mi prende l'ansia. Fatto numero 7. Il fatto numero 7 è che io indosso praticamente la maggioranza di vestiti neri. E non so per quale oscuro motivo, perché io sono una grande amante dei colori, ma tutte le volte che compro dei vestiti mi ritrovo a comprarli neri, perciò... Fatto numero 9. Io ho un serio, serio problema con l'odore e proprio la consistenza delle banane e dei carciofi. Io non... allora, per quanto riguarda le banane, io non mangerò mai una banana in tutta la mia vita, perché ha una consistenza e una puzza... non ce la posso fare, vi giuro, mi viene il portastomaco solo a pensarci. Mentre per i carciofi mi sto ricredendo, ma quella è una storia davvero molto imbarazzante di una cosa che mi è successa all'asilo, magari ve la racconterò in un altro video. Anzi, se vi piace come idea, potrei farvi ogni tanto in collaborazione, magari sempre con Priscilla, questo tipo di video qui, dove vi racconto dei fatti. Così ci conosciamo un po' meglio e vi racconterò anche magari questa storiellina molto interessante. Ultimo fatto su di me, anche se sono veramente convinta di avervene tralasciato uno, non lo so, poi lo scoprirò solamente con il montaggio quando sarà troppo tardi. Comunque l'ultimo fatto su di me è che io sono un'eterna bambinona per quanto riguarda le Barbie, la Sirenetta e Frozen. Infatti io sono una grandissima amante di tutte e tre, specialmente per la Sirenetta. E niente, io guarderei la Sirenetta tutto il giorno, secondo me è troppo bella, sono un'eterna bambina, ma secondo me se non si vive anche lasciando un po' della parte bambini dentro di noi si vive malissimo, perciò io me lo tengo, non mi vergogno assolutamente di ciò. E niente ragazzi, il video è finito, mi raccomando, se volete segnalate questa ragazza, perché mi farebbe davvero tanto 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 piacere e mi sarebbe d'aiuto davvero tantissimo. Io spero che le chiudano il profilo il prima possibile e che magari le arrivi anche una bella multicina, così impara a giocare con il fuoco. E niente, mi raccomando, andate a vedere anche il canale di Priscilla, perché veramente secondo me merita troppo, io vorrei che avesse il doppio del doppio del doppio del doppio degli iscritti che ha. E grazie ancora ragazzi di tutto, siete fantastiche, ciao ragazzi.